Buongiorno, io sono Fausto Goria, sono professore emerito di diritto romano dell'Università di Torino e sono socio dell'Accademia delle Scienze. Parliamo di Giustiniano e il diritto in questa seconda conversazione, soffermandoci soprattutto sul lascito della concezione di Giustiniano nelle nostre attuali concezioni del diritto. C'è stata una conversazione precedente in cui eravamo partiti dal canto sesto del Paradiso di Dante, in cui Giustiniano afferma di aver tolto dalle leggi il troppo e il vano. E avevamo notato come al tempo del poeta le leggi erano ancora il corpus iuris e le novelle di Giustiniano. Oggi per noi non è più così da quasi 2 secoli, cioè dall'epoca in cui l'uso diretto del Corpus Iuris di Giustiniano, la collezione di diritto di Giustiniano, fu sostituito dai moderni codici, codice civile, codice penale, i 2 codici sul processo civile e penale, mentre a parte sta ancora il codice della navigazione. In passato in Italia ci fu anche un codice commerciale e poi non è stato ripetuto, nel senso che la parte commerciale è commercialistica è stata recepita nel codice civile. Oggi quindi non è più così. Tuttavia è possibile notare come certi aspetti generali della nostra concezione del diritto e del sistema delle fonti mostrino la marcata influenza della concezione giustinianea, cioè della concezione dell'imperatore, dei suoi collaboratori, della cultura giuridica dell'epoca giustinianea. Si noti bene, non voglio genericamente alludere all'influenza che il diritto romano ha esercitato sui concetti, sui problemi, sugli istituti, sul linguaggio dei moderni codici civili, per cui anche del nostro. Quell'influenza si riferisce per lo più alle opere dei giuristi romani vissuti nei primi secoli dell'era volgare, quindi 2 o 3 secoli prima di Giustiniano. Io intendo proprio alludere a concezioni affermate, sviluppate e teorizzate sotto l'impero di Giustiniano nel VI secolo d.C. Si potrebbe dire, ma questa è la storia. Oggi persistono forme di pensiero e di ragionamento, anche espressioni letterarie, si pensa alla commedia, alla tragedia, al romanzo, alle novelle, che derivano dall'antichità greco-romana. Ci sarà una tradizione ininterrotta. In realtà non è così. Quanto alla concezione del diritto e delle sue fonti, la tradizione giustinianea si è interrotta per lungo tempo e non è bastato recuperarla, nemmeno la riscoperta e lo studio del Corpus Iuris Civilis, sviluppatosi in Europa a partire dalla scuola di Bologna e dalla fine del secolo XI, quindi 1090-1100. Esporre più ampiamente questa vicenda storica sarebbe interessante, ma spetterebbe ad altri e non a me. Non avremo neanche il tempo. Qui mi limito a segnalare che il recupero della concezione del diritto e del sistema di fonti teorizzato sotto Giustiniano avvenne nell'Europa continentale all'epoca della formazione delle grandi monarchie assolute. Quindi tra la fine del Cinquecento, scrive Jean Bodin, un teorico, 6 libri della Repubblica, dove la Repubblica non è la Repubblica, ma è una monarchia, è lo Stato, quello che noi chiameremo lo Stato. Quindi tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Settecento. Si affermò in quest'epoca l'idea, qui mi piace citare una frase del professor Antonio Gambaro, privatista e comparatista di Milano, dell'Università di Milano. L'idea che, cito, il diritto fosse riconducibile a proposizione normativa, fatta per essere applicata in base a regole e principi autoritativi, e non già criterio di valutazione da integrare a sistema, né ragionamento da dibattere dialetticamente. E soprattutto che la norma andava obbligata e andava applicata ed ubbidita in sé, per quello che diceva, ma non richiedeva di essere giustificata agli occhi di coloro cui veniva applicata, garantendo così un'organizzazione più snella ed efficiente. Fine della citazione. Non c'è da ricordare che in quest'epoca, cioè tra fine 500 e 700,
i giuristi senz'altro, ma anche gli scrittori di politica, conoscevano bene l'opera di Giustiniano. Vediamo allora alcuni aspetti di questo lascito. Nella precedente conversazione avevamo osservato come Giustiniano, più dei suoi predecessori, considerasse la legge, che era espressione della volontà imperiale, come privilegiato mezzo di governo. Oggi possiamo considerare due aspetti. Da un lato il diritto è sempre più identificato con la legge, si pensi al fatto che molto spesso, anziché facoltà di giurisprudenza, quando c'erano ancora le facoltà, si diceva facoltà di legge, nel linguaggio comune, mi sono iscritto a legge. Dall'altro lato, anche Giustiniano parlava dell'insegnamento del diritto come di legum doctrina, dottrina delle leggi, insegnamento delle leggi. Dall'altro, oggi in presenza di qualsiasi problema della vita civile, si invoca una legge che lo disciplini. Se c'è un problema si dice, ma il governo faccia, prepari una legge, prepara un progetto di legge, la porta in Parlamento, eccetera, eccetera. E questo secondo aspetto è parte dell'esperienza comune e per quanto riguarda Giustiniano sono numerose le occasioni in cui dichiara che se in futuro emergessero delle questioni non ancora strette da vincoli di leggi, si implori rimedio dall'imperatore, il cui compito è migliorare, ordinare e disciplinare tutto ciò che di nuovo accade. Queste sono frasi della Costituzione con cui pubblico i digesti. L'ordinamento giuridico con Giustiniano è un sistema chiuso. Per noi la concezione di fondo è la stessa. Il sistema giuridico a base legislativa è completo. Indica esso stesso il modo di colmare le lacune. Oramai non riteniamo più di dover rivolgersi al legislatore. I giudici non hanno bisogno di rivolgersi al legislatore. Trovano in alcune norme, soprattutto quelle premesse al codice civile, le indicazioni su come colmare le lacune. Quello che è cambiato rispetto a Giustiniano è l'articolazione del potere politico. Al posto dell'imperatore, oggi abbiamo il Parlamento, è intervenuta la Costituzione come legge superiore alle altre. Se vogliamo, abbiamo anche una pluralità di centri decisionali, perché le leggi le fanno sì il Parlamento nazionale per tutta la nazione, per tutto lo Stato, ma anche i consigli regionali che possono fare le leggi. Poi a livello sovranazionale entrano direttamente a far parte del nostro ordinamento i regolamenti dell'Unione Europea. Ma non sono questi gli aspetti di cui vogliamo occuparci oggi. Conseguenza di quello che abbiamo detto è la riduzione sempre maggiore a livello di teoria del diritto, non nella pratica, ma nella teoria è così, della produzione di esso in via extraautoritativa. Cosa vuol dire via extraautoritativa? Cioè in forme e da parte di organismi che non sono indirizzati a creare diritto che vincoli una generalità di persone. Il più noto fenomeno di produzione extraautoritativa del diritto si ha nella consuetudine. Ha avuto un'importanza fondamentale in molte epoche storiche, ma con la codificazione napoleonica degli inizi dell'Ottocento è stata generalmente avversata. Non solo in Francia, dove c'erano le coutume che sono state abolite, ma anche in Germania. Lì ci sarebbero argomenti per sostenere che la consuetudine ha rango uguale alla legge. Però molti giuristi ritengono il contrario. Diversamente in Svizzera, dove è riconosciuta ufficialmente come fonte integrativa del diritto privato. I giudici, se non trovano la norma, possono applicare una consuetudine. Anche Giustiniano avversava le consuetudini, che potevano essere seguite soltanto se non contrarie alla ragione, che ne viene intesa non tanto come ragionevolezza al tempo di Giustiniano, ma come interesse pubblico. Naturalmente il giudice supremo dell'interesse pubblico è l'imperatore, quindi era l'imperatore che poteva dire se la consuetudine andava bene o no. Non dovevano essere contrarie alla ragione e neanche contrarie alla legge.
E a questo punto è facile desumerne, anche se non tutti sono d'accordo, che le consuetudini potessero essere applicate nell'età di Giustiniano solo se erano richiamate dalla legge stessa. Può darsi che le leggi dicessero secondo il costume dei luoghi, per esempio il tasso di interessi poteva variare, l'impero era grande e così via. Proprio quest'ultima posizione della consuetudine, cioè quello di avere efficacia solo se richiamata da norme legislative o regolamentari, è anche oggi quello che dispone una norma premessa al codice civile. La norma dice anche che questo vale nelle materie disciplinate da leggi e regolamenti, però non è tanto facile trovare materie che non siano disciplinate da leggi e regolamenti. C'è forse il diritto costituzionale, ma su questo non voglio entrare. Quindi diciamo che in linea generale le consuetudini possono essere applicate solo se richiamate da norme legislative o regolamentari. E il codice civile, questa norma premessa al codice civile, in realtà non parla di consuetudini, ma di usi. E pensare che ancora il codice di commercio del 1882 faceva prevalere gli usi mercantili, anche quello parlava di usi, ma faceva prevalere gli usi mercantili sulle leggi civili in assenza di una specifica legislazione commerciale. Quindi i giudici dovevano applicare le leggi commerciali contenute nel codice di commercio, se non le trovavano dovevano verificare se c'erano degli usi mercantili. Solo in mancanza di usi mercantili potevano andare a cercare nel codice civile se c'era qualcosa che poteva essere utile. Il fatto è che la consuetudine è poco amata non solo dal legislatore, ma anche dai giuristi, che non sanno quale fondamento attribuirle, cioè come giustificare la sua efficacia, e che solitamente trascurano di esaminare la giustificazione che troviamo in fonti romane della tarda Repubblica dei primi secoli dell'impero, e cioè che essa, l'abbiamo già detto nella prima conversazione, era vincolante in quanto espressione della volontà popolare, affermata non con il voto, ma con un comportamento concludente, rebus ipsis et factis, dice un giurista, cioè con il comportamento concreto. L'impressione è che oggi, per celare l'esistenza di consuetudini, si tenda a dilatare a dismisura la categoria dell'interpretazione, cioè tutto si riconduce a interpretazione, l'interpretazione può venire accolta da altri e a un certo punto non ci si discosta più da questa interpretazione corrente. E che cos'è questo se non una consuetudine? Naturalmente l'interpretazione può essere esattamente conforme al testo di legge, può essere anche un pochettino più ampia o più ristretta. Fra l'altro, questo far rientrare cercare di far rientrare quello che in realtà è una consuetudine nell'interpretazione permette un fatto, cioè permette alla Corte Costituzionale di intervenire su interpretazioni contrarie alla Costituzione, mentre se si trattasse di consuetudine, la Corte Costituzionale probabilmente non avrebbe giurisdizione, perché ha giurisdizione solo sulle cosiddette fonti primarie, le leggi. Le interpretazioni sono le leggi così come vengono percepite, e quindi la Corte Costituzionale può dare. Naturalmente sarebbe stato forse meglio che la Carta Costituzionale accennasse alla consuetudine e dicesse qualcosa in materia. Non avendolo detto, si può capire che si siano camuffate le consuetudini da interpretazioni della legge. Quindi questo è un modo per occultare un fenomeno che si verifica tuttora. Ed è anche un modo che piace ai giuristi, perché i giuristi così possono recuperare un ruolo
forse un po' creativo, che formalmente è loro precluso. La scienza giuridica, infatti, no, proprio ha come compito tipico quello dell'interpretazione. Però la pluralità delle fonti nazionali, europee, internazionali, Stato, regioni, eccetera, ne agevola ai giuristi le possibilità creative. Giostrando fra le varie fonti è possibile cercare di far dire a una legge qualcosa di nuovo che essa non dice o non direbbe. Quindi possibilità creative, tanto più tenendo conto anche della pluralità di giurisdizioni a cui possono rivolgersi gli interessati. Non ci sono solo le corti nazionali, ci sono anche le corti europee, corte del Lussemburgo, corte di Strasburgo. Ma sul piano formale, compito dei giuristi è di accertare il significato delle norme, non di creare qualcosa di nuovo. Così già la pensava Giustiniano, e così si desume dalla nostra legislazione. Giustiniano però dei giuristi non si fidava e vietò loro di comporre commentari al digesto, consentendo solo traduzioni e rinvii a passi paralleli. L'abbiamo detto anche nell'altra conversazione. Oggi non si è giunti a tanto, ma per poter esercitare efficacia creativa i giuristi hanno bisogno di trovare dei giudici che accolgano le loro interpretazioni. E arriviamo così a toccare un punto centrale della nostra esperienza giuridica. In realtà più della nostra che di quella romana antica, in cui nel processo privato il giudice doveva seguire le istruzioni formalizzate, si chiamava formula, emesse dal magistrato elettivo di durata annuale, che si chiamava pretore, a cui spettava la iurisdizio. Iurisdizio non va tradotta tanto come giurisdizione perché non rende bene l'idea, è la fissazione del punto di diritto, la fissazione del punto di diritto nella controversia di cui si tratta. In ogni modo, con Giustiniano tutto ciò è da tempo superato, i giudici sono funzionari imperiali che hanno fra l'altro anche poteri di governo, allora non c'era la separazione dei poteri, ma possono anche delegare la conduzione del processo ad altri, normalmente lo fanno a componenti del proprio staff. Non stupisce il fatto che Giustiniano affermi che i giudici devono giudicare in base alle leggi, lo dicono anche le nostre fonti. Più interessante è il fatto che vieti loro di rifarsi i precedenti giudiziari, anche se si tratta di magistrature molto elevate, in quanto non è detto che queste abbiano interpretato bene le leggi. Pare plausibile che Giustiniano volesse evitare, a fronte di un alto numero di sentenze conformi, che l'interpretazione giudiziale finisse per sostituirsi alle leggi. E a questo scopo ribadì più volte che se un giudice aveva dei dubbi sull'interpretazione della legge, doveva interpellare l'imperatore. Da noi oggi la legge del 1941 sull'ordinamento giudiziario assegna alla Corte di Cassazione la funzione di assicurare, cito, l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Scelta di politica giudiziaria diversa da quella di Giustiniano, allo scopo di assicurare l'eguaglianza di trattamento dei cittadini e una certa prevedibilità delle sentenze per casi che siano simili. Il nostro legislatore ha quindi corso il rischio che Giustiniano non ha voluto correre, del resto Giustiniano non voleva neanche che i giuristi scrivessero commentari, adesso i commentari li scrivono, quindi è una diversa, una meno severa, diciamo, posizione. Quindi il nostro legislatore ha corso questo rischio, cioè il rischio che si formasse un'interpretazione consolidata, in qualche modo ufficializzata dalla Corte di Cassazione, che al di là dell'ossequio formale all'esatta osservanza, introducesse in realtà innovazioni normative. Ma allora in che senso possiamo parlare anche in questo caso di un lascito giustinianeo? Abbiamo visto che appunto la nostra politica verso le sentenze è diversa da quella che aveva Giustiniano.
Nel senso, io vedo un lascito, nel senso che l'attaccamento alla legge come principale fonte di diritto è così grande che tendiamo a mascherare, a nascondere sotto la dizione di esatta osservanza della legge un sistema che potrebbe condurre proprio al mutamento e superamento della legge stessa, seppure con una certa precauzione, sotto un'accurata sorveglianza di persone esperte. Non è detto che questo sia negativo, anzi si può sostenere che così si permette un'evoluzione del diritto graduale e sorvegliata. Bene. Ma non sarebbe meglio dire le verità, dire le cose come stanno e ad esempio chiamare in causa piuttosto la consuetudine, in modo da attribuire ad essa la creazione di nuovo diritto in forza della continuità di pronunce uniformi e del riconoscimento di esse nel comportamento dei cittadini? Una domanda a cui non do risposta, ma che invita, secondo me, a una riflessione. Grazie.